Benvenuti a questa settima edizione del PDF. Io faccio solo un saluto, sapete che non mi avventuro in altri argomenti, correrei il rischio di dire delle sciocchezze. Quindi voglio solo ringraziare innanzitutto voi per essere presenti a questa serata e spero che ci seguirete durante tutti gli incontri. Abbiamo una struttura organizzativa leggermente diversa dai precedenti, però non è cambiata la voglia di approfondire, la voglia di capire, la voglia di avere attenzione per quello che sta succedendo, con uno sguardo comunque lontano che guarda un po' oltre quello che è il quotidiano. I ringraziamenti alle singole persone li farà Alberto, quindi non vi annoio con questa cosa. Vi auguro solo di trovare in queste giornate in cui ci incontreremo lo stimolo poi per continuare ad essere presenti nella nostra comunità e anche nella società civile, sia per sorvegliare quello che sta succedendo ed essere dei custodi dei nostri valori e dei custodi di un buon uso di tutte queste attrezzature, di questa tecnologia, di questa scienza, sia perché abbiate comunque la voglia di essere sempre disposti ad essere critici e ad approfondire gli argomenti. Questo è il mio augurio. Vi auguro buon lavoro, vi auguro di trovare delle relazioni interessanti. I relatori sono sicuramente molto bravi, quindi su quelli non c'è dubbio, è l'argomento che spero vi interessi. E vi auguro buona serata per adesso. Cedo la parola al sindaco per un saluto, sì. Buonasera a tutti, io porto il saluto dell'amministrazione comunale a tutti voi, il ringraziamento alla Fondazione Galignani per aver organizzato questo evento, la settima edizione, quindi un appuntamento importante per la nostra realtà cittadina che è seguito anche da fuori. Un ringraziamento va ovviamente a tutti i collaboratori di questa iniziativa, che immagino non sia semplice organizzare e richiede sicuramente appunto uno sforzo organizzativo notevole. Ringrazio Alberto in particolare, che è un po' il deus ex machina di tutta questa organizzazione, promotore di questa iniziativa, e credo che il valore un po' di queste giornate sta nel fatto che i temi che vengono trattati secondo me sono anche molto anticipatori di quello che è un dibattito, magari non per addetti ai lavori, ma un dibattito pubblico che poi si sviluppa nel tempo. Mi pare che gli argomenti che sono stati trattati nelle precedenti edizioni hanno trovato poi uno sviluppo importante anche appunto in tutto quello che è il dibattito pubblico, e hanno fornito anche a noi come amministrazione alcune indicazioni importanti che poi si sono tradotte anche in alcuni progetti condivisi. Quindi auspico ovviamente che anche quest'anno si possa trarre qualche argomento e qualche stimolo per poi programmare una serie di attività anche per il futuro. Quindi non voglio dilungarmi oltre, ma ringrazio davvero nuovamente a tutti e sono sicuro, ripeto, che vista la qualità dei relatori, non solo di stasera ma anche dei prossimi, ci sia la possibilità per tutti di avere un momento di riflessione molto, molto significativo. Quindi grazie nuovamente a tutti, buona serata. Grazie signor sindaco, adesso vi lascio nelle mani del deus ex machina di tutta questa cosa, che è Alberto Vezzoli, che voglio ricordarvelo, è l'amministratore del Palazzolo di Cidalap ed è un consigliere della fondazione, e è lui che ha fortemente voluto questi eventi e che continua con entusiasmo nel lavoro di portare avanti sia il lab sia questa serie di incontri che sono molto impegnativi per lui. Alberto. Grazie. Buonasera. Allora, ha già detto
Fiorangela, che è la presidente della fondazione, che è il settimo festival che facciamo, la settima kermesse. Questo per noi è un momento importante, perché vogliamo conoscere quello che sta accadendo nel mondo, ma lo vogliamo conoscere non per far conoscere le tecnologie di per sé, ma per far conoscere qualche cosa che ci riguarda da vicino, che è attraversato dalle tecnologie nuove. E quindi ecco perché vogliamo farci aiutare, e ci faremo aiutare, da gente illuminata. Questa gente illuminata sono i relatori che vengono a parlare, sono degli specialisti nella loro materia, ma veri specialisti, non perché lo dico io, ma perché c'è la testimonianza, perlomeno a livello nazionale, per non dire internazionale. Allora, momento di conoscenza quindi per noi, un momento di conoscenza, abbiamo cercato di scendere dalla pianta, come si dice, incarnare tutto questo in delle attività che ci riguardano, ovvero abbiamo pensato al lavoro, abbiamo pensato al cibo e al vino, alla scuola e alla società. Sono quattro gruppi di cose che ci riguardano, sono campi diversi che sono appunto attraversati dalle nuove tecnologie. Per cominciare questa sera verrà presentato poi meglio da me naturalmente, si parlerà della banca del futuro, tanto per dirne una. Ci riguarda la banca del futuro, perché c'è un movimento intorno alla banca che è formidabile e abbiamo una rappresentanza autorevole che verrà a parlare di questo. Ma vi dirò, parleremo del cibo e del vino, cercando appunto attraverso l'alimentazione, cibo, vino, di capire che cosa sta succedendo e quali potrebbero essere le garanzie che ci vengono date attraverso le nuove tecnologie. Quindi parleremo di certificazione, parleremo di blockchain, vale a dire quella tecnologia formidabile, qualcuno disse che sarà il prossimo internet e io ci credo a questo, e parleremo appunto cercando di capire se è possibile certificare tutta la filiera produttiva sia del cibo che del vino. Ricordiamoci che la blockchain, di cui si parlerà domani, è nata parallelamente, anzi è nata e ha espresso i famosi bitcoin, ma noi non parleremo dei bitcoin, non ci importa niente della moneta virtuale, a noi importa la tecnologia che è usata da tante imprese, che sta per essere usata da tante altre imprese, una di queste verrà domani a presentare il suo progetto. Quindi parleremo anche di trasformazione digitale in diversi campi, nella formazione, nell'edilizia, nella medicina e l'entertainment. Dunque, la prossima volta invece, la prossima settimana, parleremo di altre cose, lo faccio in breve per non tediarvi, parleremo di scuola digitale, a che punto è l'innovazione e a che punto possiamo credere se questa innovazione digitale porta nuovi spazi di apprendimento, amplifica lo spazio di apprendimento per gli studenti oppure no. Quindi parleremo di scrittura, l'abbiamo chiamata creativa, poi l'abbiamo cambiato il nome, ma ci sarà uno scrittore che verrà a parlare appunto di scrittura, come si scrive un libro, ma non tanto scrivere un libro insieme, quanto invece di stabilire una guida, una linea per cui si possa poi insieme costruire qualche cosa che serve come scritto, ma non solo, potrebbe servire a tanti come lavoro. Quindi è una persona qualificatissima, lavora per i grandi gruppi, Bonelli e Walt Disney e vi discorrendo. Quindi dopo questo ci sarà invece un incontro di cui mi hanno chiesto anche diverse scolaresche di partecipare, quando si parlerà di un nuovo modo di lavorare, cioè senza orari, senza vincoli particolari, lavorando dove si vuole e quando si vuole. Ci sono proposte di questo tipo. Questo è un intervento che farà una ditta molto importante di Brescia, Gavi Industries, tanto per non fare nome, che ha presentato questo progetto, l'ha presentato al Festival dell'Economia a Trento di qualche mese fa. Parleremo anche di fake news, visto che l'argomento può essere interessante, no, specialmente quando c'è una politica scorretta, e quindi verranno sottolineate quelle cose anche tecniche che possono
che si possono riguardare. Poi parleremo anche dei cervelli in fuga. Viene da Londra una consulente molto importante, italiana, ma vive a Londra da parecchio tempo, è un'amica, ormai un'amica nostra, soprattutto di Michele, che l'ha conosciuto tempo fa, no? E verrà a parlare dei cervelli in fuga, una testimonianza diretta sul pezzo, come si dice, perché lei lo vive sulla sua pelle, il fatto di vivere altrove e aver rinunciato a vivere qua in Italia. Ci sarà poi un altro intervento da parte di un gruppo di consulenza, forse più grosso che al mondo, che è la Deloitte Digital, e quindi verrà a parlare di esperienze digitali a misura d'uomo. Alla fine, e questo ci tengo a dirlo, ci sarà una proposta per i ragazzi che vogliono approcciarsi al lavoro, ma non in termini generici. C'è una proposta di un'azienda che però riguarda una serie di aziende per quanto riguarda i ragazzi che vogliono impiegarsi nel settore, diciamo, informatico, elettronico, specialmente per i sistemi embedded, che poi verranno spiegati che cos'è un sistema embedded da parte di chi parteciperà. Ecco, è un'opportunità di lavoro. Io adesso smetto perché ho parlato anche troppo e lascio adesso il posto a chi poi sul serio viene a portare delle cose molto interessanti. Un attimo. Ah, devo dire una cosa, che sono obbligato a dirlo perché mi ha provocato prima la Presidente. Devo ringraziare qualcuno, devo ringraziare Matteo che è qua vicino a me, devo ringraziare Michele, i quali Michele e Matteo hanno progettato con me questo festival. Non l'ho fatto da solo, l'abbiamo fatto insieme, e quindi adesso è doveroso che Matteo prenda la briga di presentare i vari protagonisti e via discorrendo. Devo ringraziare anche la struttura del Galignani, devo ringraziare Luca Frettoli che è il direttore e Ale Signoroni che è lì seduto alla console, che rendono possibile tutto questo. Hanno fatto un lavoro enorme, senza di loro non si poteva fare. Grazie a tutti e buon ascolto. Sì, grazie a tutti, soprattutto per essere qui anche quest'anno, siamo il settimo anno, quindi stiamo diventando grandi, diciamo. Volevo iniziare la presentazione dell'intervento di stasera con un piccolo sondaggio. Quanti di voi conoscono la parola fintech sulle mani? Ok, poche persone, meglio, quindi vuol dire che siete nel posto giusto stasera. Allora, fintech molto semplicemente significa finance più technology. In parole povere, innovazione digitale a supporto di quello che è tutto il sistema finanziario, bancario ed assicurativo. Le domande che vogliamo porci stasera sono molto semplicemente: come può il fintech aiutare le imprese nella crescita e nello sviluppo? Quali sono le potenzialità, soprattutto, che ancora non conosciamo di questo fenomeno? Abbiamo deciso di affidare questo argomento al dottor Paolo Gesa, responsabile della divisione business di Banca Valsabbina, che è qui stasera per raccontarci buonasera Paolo, come in prima persona stia portando avanti, prego, questa rivoluzione, lavorando sulle aziende del territorio per permettere loro comunque di cogliere queste opportunità legate al fintech. Tutto questo grazie a una banca che comunque è sempre più innovativa, sempre più proiettata verso il futuro, quindi la banca del futuro. Paolo, lascio a te la parola. Grazie, buonasera, grazie dell'invito per essere qui stasera e parlare di questi temi così importanti che stanno già rivoluzionando il modo di conoscere e di approcciarsi alla banca. La mia presentazione di stasera sarà, insomma, cercherò di essere conciso ma di lasciarvi qualche messaggio. Prima farò una breve presentazione della banca per contestualizzare, grazie, il nostro modo oggi di rapportarci al mercato, un mercato che ha vissuto anni di velocissimi cambiamenti, ma questi cambiamenti stanno accelerando ulteriormente. I cambiamenti che il nostro settore ha avuto in questi
questi anni, nei prossimi anni saranno ancora superiori. Poi farò un piccolo contesto di mercato, perché il contesto esterno, anche economico e anche particolare del nostro paese, del momento in cui stiamo vivendo, avrà sicuramente un impatto su quello che è l'apporto che il settore finanziario può fare alle imprese, alle famiglie che devono fare progetti di investimento. Infine vi farò vedere alcuni degli esempi, alcune delle novità, insomma, che ci aspetteranno nei prossimi anni. Alcune sono già concrete anche per la nostra banca nel nostro paese, altre invece insomma sono tendenze di mercato che però presto arriveranno anche nel nostro paese. Vediamo se funziona, gira slide, eccolo qua. Ok, dicevo, proprio un brevissimo sulla nostra banca. La nostra banca c'è da 120 anni, quindi insomma di rivoluzioni abbiamo passate molte. È una banca ancora in crescita, nonostante insomma, il mercato del credito negli ultimi anni abbia avuto diverse difficoltà. La nostra volontà è quella insomma di utilizzare e sfruttare questa nuova rivoluzione per posizionarci ancora sul mercato in maniera competitiva. Oggi la nostra banca conta su 70 filiali presenti su tutto il territorio produttivo, la principale, il cuore dell'economia italiana, perché ormai insomma copriamo il Veneto, la Lombardia e anche l'Emilia Romagna, a breve apriremo anche uno sportello a Bologna, quindi andiamo a coprire proprio quello che è il tessuto cuore dello sviluppo del nostro paese. Lo facciamo con un modello nuovo, mentre prima eravamo molto concentrati sulla In Valsabbia, che portiamo ancora nel nome, i nostri sportelli oggi, anche insomma quello che stiamo osservando sul sistema bancario tutti i giorni, insomma è sempre più difficile con la situazione attuale per le banche guadagnare e generare reddito con la struttura tradizionale, per cui piano piano facciamo qualche razionalizzazione sul territorio mentre andiamo ad aprire, ad approcciarci su mercati nuovi come quelli appunto che sono del Veneto, dell'Ovest, della Lombardia, dove comunque il modello di sviluppo di banca insomma può ancora portare risultati positivi. Ecco, proprio due numeri sulla banca. Noi oggi gestiamo circa 5 miliardi di raccolta, diamo prestiti alle imprese e alle famiglie per circa 3 miliardi, abbiamo un patrimonio solido, più di 300 milioni, abbiamo un ceto anche, l'indicatore della solidità di una banca che è tra i più alti del sistema, ormai abbiamo raggiunto una base di clienti che ha superato le 100.000 unità. Ci fregiamo ancora di essere in realtà in crescita in un momento dove, dopo, tra poco ve lo spiegherò, in realtà il sistema bancario è un po' in una fase di ritracciamento e di diciamo un po' di ritirata da un punto di vista della presenza fisica e del numero di risorse impegnate nelle attività di sportello tradizionali che siamo stati abituati a conoscere negli anni. La situazione attuale, passando invece alla situazione economica attuale, veniamo da anni dove lo vedete dal grafico, i prestiti insomma forniti dalle banche alle imprese e alle famiglie non sono mai stati così convenienti. Questo ha consentito negli ultimi 2 o 3 anni di avere anche una ripresa delle erogazioni da parte delle banche abbastanza significativa, lo vedete da questo grafico, per cui insomma negli ultimi anni anche sulla spinta di politiche monetarie positive insomma c'è stata la possibilità di ritornare a dare credito all'economia a tassi molto bassi. Purtroppo però questa situazione positiva non si protrarrà ancora per molto. Le politiche monetarie stanno diventando e tendono ad essere più restrittive. Draghi, che è l'attuale presidente della BCE e che ha consentito in questi anni di fare delle politiche di sviluppo economico, che insomma monetario e espansive, andrà a breve a scadenza, probabilmente ci sarà un nuovo governatore, probabilmente tedesco, che quindi porterà insomma anche altre istanze. Il tema dei tassi di interesse, recupero il grafico, è particolarmente importante perché ovviamente il costo del denaro, se dovesse tornare a crescere in maniera significativa, questo potrebbe causare delle problematiche per le imprese che si sono indebitate e quindi potrebbero trovare difficoltà a rifinanziarsi, soprattutto dovrebbero farlo a tassi di interesse più alti. Prima si è parlato nell'introduzione delle fake news. Una fake news che sta girando molto in questi giorni è quella che lo spread è una cosa avulsa dalla realtà è che non viene pagata dai cittadini italiani. Purtroppo non è così. Non è così e questo grafico in parte lo dimostra.
le linee verde e blu rappresentano il costo del denaro per le imprese e le famiglie negli ultimi 8 anni. Vedete che era molto più alto quando la riga gialla, che invece rappresenta lo spread tra BTP e Bund, era a livelli molto alti. Oggi, nelle ultime settimane, anzi ormai negli ultimi mesi, insomma, lo spread è tornato a salire. Quello che ci si aspetta nei prossimi mesi è che anche quello che è il costo del denaro per le famiglie e le imprese debba seguire questo trend. Questo perché? Perché se lo Stato italiano deve spendere, deve pagare di più per indebitarsi, questo costo indirettamente viene poi spalmato anche sulle banche, che quando devono a loro volta finanziarsi, perché per supportare l'economia le banche a loro volta devono portare a casa capitali, se si devono finanziare di più, questo costo per rimanere in piedi devono trasferirlo, ma non perché sono cattive, perché altrimenti le strutture non stanno in piedi. Peraltro, la crisi dello spread ha avuto un ulteriore effetto sui bilanci delle banche. Le banche italiane oggi hanno circa 350 miliardi di BTP in portafoglio. I BTP negli ultimi 6 mesi hanno avuto una riduzione del prezzo di circa il 10%. 10% di 350 miliardi sono 35 miliardi. 35 miliardi di capitale in meno che le banche non hanno più in questo momento, che si sono bruciate per effetto dei corsi di mercato. Questo perché è importante nel contesto attuale, in vista delle attese di finanziamento che possono avere imprese e famiglie. Le banche, per poter erogare finanziamenti alle famiglie e alle imprese, devono avere capitale. Per ogni euro di capitale che le banche hanno, possono erogare 12 euro di prestiti alle famiglie e alle imprese. È chiaro che se oggi le banche hanno 35 miliardi di capitale in meno, 35 per 12 sono circa 400 miliardi di credito in meno che potranno dare all'economia reale. Questo effettivamente, per chi oggi vuol fare un investimento o ha dei programmi, anche solo comprarsi una casa, può essere un problema, perché potremmo trovarci tra qualche mese dove la disponibilità di credito è inferiore. Un altro effetto indiretto dello spread lo vedrete chi ha qualche risparmio: nel momento in cui riceverete l'estratto conto il 30 di settembre, vedrete che una sorta di patrimoniale non l'avete pagata, ma l'avete concretamente nel vostro estratto conto, perché il vostro deposito titoli probabilmente avrà avuto una decurtazione significativa. Questi effetti sono effetti diretti, perché è minor capacità di consumo e minor capacità di investimento per il nostro paese, insomma. Quindi l'auspicio è che, insomma, la situazione possa rientrare, perché effettivamente potrebbe essere un problema poi per la ripresa economica, perché comunque nel nostro osservatorio gli ultimi 2 o 3 anni avevano visto comunque molti segnali positivi per le aziende del nostro territorio. Noi abbiamo visto che le aziende più strutturate, che hanno saputo fare innovazione significativa, hanno avuto anni molto positivi di bilanci, erano tornate ad assumere, erano tornate a fare investimenti. C'era anche un interesse nel nostro paese da parte di investitori stranieri. Oggi, insomma, con la situazione di incertezza che si è creata, qualche preoccupazione in più ce l'abbiamo. Ecco, questo è particolarmente importante nel settore in Italia, perché in Italia le imprese dipendono molto di più rispetto al resto dell'Europa dai debiti bancari, mentre nel resto d'Europa i mercati finanziari sono più evoluti e quindi le imprese non hanno bisogno delle banche per finanziarsi, se non in piccola misura. In Italia invece questo è ancora preponderante, per quanto negli ultimi anni siano nate, e anche il fintech aiuta, perché in alcuni casi va a sostituire la banca, si è ridotto il peso delle banche nel finanziare le imprese. Oggi è ancora molto forte, è estremamente significativo nel confronto con il resto d'Europa, per cui per il nostro paese è un problema ulteriore, perché avere banche meno solide significa avere meno possibilità di ottenere credito. Per di più in un contesto normativo che pure va nella direzione di una restrizione. Da questo punto di vista, pure le fintech, che possono avvalersi anche di una regolamentazione meno stringente di quella che le banche hanno, perché il nostro sistema è anche un sistema molto regolamentato, con regole molto stringenti, le fintech, potendo contare di un controllo meno pressante alle autorità di vigilanza, possono offrire dei servizi più snelli e possono, da questo punto di vista, essere attrattive in termini di nuovi servizi. Le banche, dicevamo prima, che hanno avuto una trasformazione al loro modello di business. Qui ho riportato qualche dato che
fa vedere come è cambiato radicalmente il sistema bancario italiano negli ultimi anni. Io lavoro in banca da circa 10 anni, dal 2008. Nel 2009 c'erano 788 banche, se leggo bene, in Italia. Oggi ce ne sono 538, ne abbiamo perse per stare 250 in meno di 10 anni. Queste banche proprio non ci sono più, alcune sono fuse, sono finite in altre banche, ma molte di queste sono proprio fallite. Una cosa che prima la banca era la sicurezza per antonomasia, ma oggi insomma l'abbiamo, la crisi ci ha lasciato questa eredità, oggi sappiamo che le banche possono anche fallire. C'erano in Italia circa 34.000 sportelli nel 2009, oggi siamo a circa 27.000 e non è finita, continueranno le banche a chiudere gli sportelli fisici perché a favore di altri canali, un po' perché insomma c'è una minore redditività e quindi certi sportelli non hanno più senso di esistere. Dall'altro punto di vista invece insomma sono stati sviluppati canali alternativi, la gente viene sempre di meno in banca, soprattutto nelle grandi città, e quindi questo ha comportato questo tipo di riduzione che appunto non è finita. Altro dato, il posto in banca è considerato il posto sicuro per antonomasia. Beh, da quando lavoro io in banca abbiamo perso 50.000 bancari, penso che nessun altro settore abbia avuto un risultato simile. È sicuramente anche questo il segno dei tempi che cambiano, perché le nuove tecnologie hanno anche digitalizzato certi processi e quindi c'è meno ricorso al capitale umano, ma c'è anche un tema insomma di ristrutturazione che le banche hanno dovuto fare per stare sul mercato, perché appunto insomma il momento economico richiedeva di fare questo. A Brescia, nella nostra provincia, di banche ne abbiamo perse 7, ce ne erano 17, oggi ce ne sono 10, eppure di sportelli ne abbiamo persi circa 150, quindi è una cosa che ha toccato molti. Spesso nei piccoli paesi è pure un tema insomma sociale, perché non avere una banca di riferimento poi insomma anche per le persone che hanno bisogno dei servizi di base, insomma questo è sicuramente anche un problema. Andiamo invece al cuore, insomma, che è la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, e oggi finora ho parlato più degli aspetti negativi, adesso cerco di darvi invece qualche messaggio positivo su quelle che sono le opportunità che la digitalizzazione e la rivoluzione fintech dà. Intanto è cambiato tantissimo, e questo sarà un trend che aumenterà ulteriormente nei prossimi anni, il rapporto tra cliente e banca. Mentre prima il rapporto era diretto sportello consumatore, quindi i clienti andavano in banca oppure la banca andava a casa del cliente, e quello era l'unico canale di trasmissione. Oggi invece la banca è vista come una piattaforma, e questo sarà sempre più il trend di mercato, cioè i canali di accesso alla banca non sono più solamente quello fisico, ma ci sono N canali, tra cui il proprio telefonino, l'home banking o altre possibilità, connessioni via Skype. Ormai andare in banca, diciamo che è diventato fisicamente poco di moda, ci sono tantissimi canali con cui accedere. In più la banca non offre più solo i propri servizi, ma diventa un connettore per offrire una moltitudine di opportunità. Ecco, alcuni dei trend principali di mercato. Alcuni di questi sono già attivi insomma nella quotidianità anche nel nostro paese, altri invece sono realtà di altri paesi, che però sono trend insomma di lungo periodo che prima o dopo toccheranno il nostro paese. Oggi è possibile effettuare pagamenti tramite il proprio smartphone, dopo vi spiegherò anche un esempio insomma su cui noi abbiamo puntato in prima fila. Un'altra cosa che si può fare dal proprio smartphone, anche in Italia ci sono degli strumenti che lo fanno, quello di effettuare investimenti, non c'è bisogno di andare in banca. È chiaro che la banca cambia il modo di approcciarsi, cerca di dare un approccio consulenziale, perché il mero servizio non dà più valore, perché uno se vuole comprarsi un titolo o un'azione lo fa col proprio telefonino e non ha più bisogno di andare in banca fisicamente per farlo. È chiaro che va in banca se trova un servizio, una consulenza di un certo tipo. Per questo abbiamo e stiamo lavorando per cambiare la professionalità dei nostri colleghi e collaboratori che sono nelle filiali, che devono essere più sempre dei consulenti e non dei meri esecutori di operazioni, perché altrimenti insomma probabilmente tra poco finiranno nei 50.000 che non hanno più un posto di lavoro in banca. Un'altra cosa molto interessante è che ci sono alcuni sistemi già operanti in giro per il mondo dove è possibile controllare il proprio merito creditizio in tempo reale. Nei sistemi finanziari più evoluti oggi le informazioni
vengono integrate in maniera molto forte, e quindi qualunque informazione sulla propria capacità, sulla propria credibilità finanziaria viene catturata e consente o non consente di accedere al credito. Ad esempio, se non pagate la fattura di Sky, piuttosto che se fate degli sconfini in banca, piuttosto che se non pagate le multe, tutto questo viene catturato dal database, che poi consente di fare uno scoring automatico, e quindi questo garantisce o meno l'accesso al credito. I sistemi futuri proprio punteranno anche su questo, cioè sulla possibilità di avere un accesso più veloce al credito, perché se tu risulti con questo scoring automatico, lo scoring è la misurazione del proprio merito creditizio come ok, il credito lo avrai in pochi minuti. Se invece lo scoring non è positivo, ovviamente non si ha accesso al credito, ma appunto stanno nascendo nei sistemi dove questo è già una realtà, addirittura degli strumenti di consulenza per educare il consumatore ad avere un buon merito creditizio e quindi poi poter avere accesso al credito. Addirittura Amazon Alexa, che è l'assistente elettronico di Amazon, consente di negoziare proprio un mutuo negli Stati Uniti parlando direttamente col proprio smartphone. Ecco, l'evoluzione del fintech che stiamo avendo porterà sempre di più a cercare a una rivoluzione che verrà concentrata su queste due possibilità principalmente. Uno è la velocità del servizio. La velocità del servizio, sicuramente in un mondo dove tutto corre in maniera più veloce, diventa un valore aggiunto, per cui stanno nascendo nuovi modelli di intermediari in alcuni paesi del mondo, ma anche in Italia. Non so, che ci sono dei progetti che sono in fascia, ma che vedranno la luce nei prossimi mesi, con nuovi modelli di banca, la cosiddetta Challenge Bank, che ha un nuovo modello di business totalmente nuovo, dove fa della velocità e della esperienza d'uso il valore aggiunto. Non è più la competizione di prezzo, ma la competizione viene fatta proprio sull'esperienza, sulla possibilità di ottenere quello che si vuole, i servizi, in maniera veloce e in maniera molto semplice. Le sfide che il fintech hanno portato al sistema bancario sono sostanzialmente quattro, e sicuramente delle minacce, ma che, se insomma affrontate in maniera adeguata, possono per la banca insomma essere anche un'opportunità. La prima è delle grandi minacce, quella di disintermediazione. Oggi, lo dicevamo prima, le fintech che sono anche meno regolamentate rispetto alle banche, possono offrire dei servizi in maniera più facile. Questo sicuramente è un tema, cioè le banche hanno dei concorrenti che non sono solo le banche sulla piazza, ma sono soggetti nuovi che si affacciano e che possono offrire in alcuni casi gli stessi servizi senza la regolamentazione e la burocrazia della banca, e questo è sicuramente un grosso tema. Altro tema è il frazionamento, cioè una volta, quando il cliente veniva in banca e era il tuo cliente perché aveva il conto corrente, poi gli facevi il mutuo, gli facevi il piano di accumulo per i propri risparmi, eccetera, eccetera. Oggi in realtà un cliente ha la possibilità di confrontare facilmente i prezzi e le proposte delle banche, quindi qualunque servizio si può scegliere la banca che glielo fa al miglior prezzo o con la miglior qualità. Quindi da questo punto di vista è più difficile avere un cliente fidelizzato, il famoso cross-selling che veniva tanto insegnato nei manuali di economia. Oggi diventa molto più complesso, perché appunto con una confrontabilità e una trasparenza dei servizi offerti diventa più difficile fidelizzare il cliente, perché ciascuno col proprio smartphone può confrontare. Ed è questo il terzo tema, quella della comodizzazione del servizio bancario. Il cliente con il proprio telefonino può facilmente confrontare i prezzi di tutte le banche e scegliere di volta in volta quello che è più conveniente, mentre prima doveva fare il giro di 10 banche, probabilmente la seconda si trovava e stava meno attento al prezzo. Oggi è molto più facile controllare il prezzo, questo è sicuramente un vantaggio per il cliente, che ha una maggior trasparenza, ma per la banca evidentemente è una minaccia. Un altro tema è quella dell'invisibilità. Mentre fino a qualche anno fa la banca aveva un'alta riconoscibilità ed era importante la solidità che trasmetteva. Nel mio primo corso da neoassunto in banca mi insegnavano come era importante avere delle sedi maestose per far vedere che la banca doveva trasmettere sicurezza con un luogo fisico imponente. Oggi l'abbiamo visto, ci sono tantissimi casi di successo di banca online che nemmeno gli sportelli ce li hanno, non hanno nemmeno una sede fisica, ma questo, che era considerato una cosa predeterminante fino a 10 anni fa, oggi
è totalmente non rilevante, tant'è che abbiamo alcuni esempi di banche online, ne faccio uno, Widiba, che ha avuto un successo enorme e che ha raccolto tantissima liquidità, ma nessuno sa magari che fa parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena, che è uno dei gruppi diciamo meno sicuri, insomma percepiti come meno sicuri, anche se adesso insomma è stato con intervento statale è stato messo in sicurezza, però è proprio esemplificativo di come il brand bancario oggi non sia più riconoscibile, e quindi chiunque con un servizio che ha un buon prezzo, una buona qualità, può entrare sul mercato. Le fintech sono state considerate fin da sempre una minaccia per le banche da quando sono nate. In realtà, insomma, nel nostro caso, non avendo la struttura e le dimensioni che possono avere le grandi banche, quindi cercare di internalizzare le competenze, sarebbe bello poter assumere, ma noi abbiamo 580 dipendenti, non possiamo assumere 100 ingegneri per fare sviluppi su software, saremmo sicuri di portarci a casa numerosi costi, ma con risultati molto difficili. È diverso per i grandi gruppi bancari che hanno dimensioni diverse e quindi possono permettersi investimenti di un certo tipo. Una domanda che mi fanno spesso è quella: ma una banca come la vostra è in grado, con le dimensioni che avete, di stare al passo dei tempi alla rivoluzione digitale? E io rispondo sì. Sì, perché abbiamo know-how per selezionare e andare in partnership con quelle che sono le fintech che hanno, secondo noi, la maggior possibilità di successo sul mercato. Da questo punto di vista abbiamo colto l'opportunità data dalla trasformazione. Le fintech in ogni caso hanno spesso bisogno delle conoscenze del mercato che hanno le banche e delle risorse finanziarie che hanno le banche, per cui da questo nel nostro caso è nata un'opportunità, tant'è che in alcuni esempi che vi farò addirittura insomma per noi diventano dei fiori d'occhiello nella nostra proposizione commerciale. Uno dei sistemi su cui abbiamo, il primo su cui abbiamo investito, è quello del sistema dei pagamenti in ambito fintech. Perché il sistema dei pagamenti? Perché in Italia siamo nel terzo mondo, probabilmente non riuscite a leggerlo, però nell'utilizzo del contante siamo sostanzialmente paragonabili a paesi come la Thailandia, la Bulgaria, l'India, la Costa d'Avorio, il Niger, eccetera. In Italia ancora il contante che circola è enorme rispetto alle altre economie, diciamo le economie più evolute e più importanti del mondo. Questo significa, dal mio punto di vista, insomma, di addetto ai lavori, al di là di tutte le riflessioni che si potrebbero fare sul lavoro, insomma, e sugli incentivi al lavoro in nero, tra virgolette, che ci sono in Italia, il fatto che ci sono degli spazi enormi di crescita. Allo stesso modo, un'altra faccia della stessa medaglia è l'utilizzo delle carte di credito, dove il nostro paese, lo vedete, è il quarto ultimo in Europa, peggio di noi ci sono solo Romania, Bulgaria e Grecia, quindi, con distanze abissali rispetto a Danimarca, Svezia, Regno Unito, i paesi del nord Europa che sono sempre stati quelli insomma più all'avanguardia su questi temi. Significa che qui ci sono degli spazi enormi. Da qui è nata la partnership con Satispay, che è una delle fintech più note a livello nazionale e anche più ripremiata a livello internazionale. Ha appena concluso un round di investimento di 15 milioni dove sono entrati nuovi investitori, tra cui la nostra banca. Satispay è un sistema molto semplice che consente di fare pagamenti con il proprio cellulare, col proprio smartphone. Consente di fare pagamenti in maniera gratuita, consente di scambiare denaro con i propri contatti della rubrica, oppure consente di fare pagamenti negli esercizi convenzionati. Peraltro è in continua evoluzione, perché da qualche mese è possibile pagare, ad esempio tramite il bertellaggio con PagoPA è possibile pagare le multe piuttosto che i tributi. Recentemente è stata introdotta anche la possibilità di pagare il bollo auto e anche la possibilità di fare dei piani di accumulo dei propri risparmi. Con questa applicazione molto semplice, insomma, che sta avendo un buon successo, insomma, un ottimo riscontro, sono arrivati a livello nazionale a 500.000 clienti, quindi insomma per un'azienda che è partita pochi anni fa sono numeri davvero molto importanti. Il vero vantaggio di Satispay rispetto ad altri prodotti che sono presenti sul mercato è il fatto di essere assolutamente universale. Non dovete essere per forza clienti di Banca Valsabbina per utilizzare Satispay, certo per me è meglio se lo siete, però non è una condizione sine qua non. È un sistema appunto universale, basta avere un conto corrente, un IBAN di qualunque banca e qualunque telefonino con qualunque smartphone funziona. Altro grande vantaggio è quello che accorcia la catena.
noi siamo abituati con la carta di credito, col POS, adesso c'è Apple Pay, però per poter pagare con Apple Pay e con Google Pay bisogna avere la carta di credito, l'esercente deve avere il POS, invece con questo sistema tutto viene disintermediato direttamente da utente a esercente, insomma ricettore del pagamento. Questo è sicuramente un vantaggio perché accorciando la catena di costo si liberano risorse per il consumatore e per l'esercente che riceve il pagamento. È ancora in atto una promozione per cui per tutti quelli che scaricano l'applicazione e inseriscono il codice promo La Sabina, quando lo scaricano l'app hanno un accredito di 5 euro insomma, e possono iniziare a provare il sistema. Satispay ha poi la versione per gli esercenti e gli esercenti hanno il vantaggio che si trovano dei costi nettamente inferiori rispetto a quelli normalmente applicati dagli emittenti dei POS e delle carte di credito, perché hanno un sistema di costo che prevede nessun costo fino alla transazione fino a 10 euro e 20 centesimi per ogni transazione sopra i 10 euro fissi, con nessun costo di canone, nessuna spesa fissa, nessun costo di attivazione, mentre per il privato, ripeto, è totalmente gratuito. Con questo modello insomma stanno crescendo appunto, come dicevo prima, in maniera significativa, 500.000 consumatori attivi e 50.000 negozi in tutta Italia dove si può utilizzare questo sistema. Un altro settore più legato al credito e alla finanza dove siamo entrati sfruttando l'innovazione più finanziaria che tecnologica, devo dire, è quello del factoring. Noi abbiamo creato una piattaforma che consente di acquistare i crediti verso la pubblica amministrazione, quindi consente a tutte le aziende che hanno il problema dei pagamenti lunghi, un altro dei problemi insomma storici del nostro paese è quello dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, hanno la possibilità insomma di scontare i propri crediti sulla piattaforma sviluppata dalla banca con una struttura finanziaria innovativa che consente di liberare capitale, che è appunto così prezioso per le banche, di condividere il rischio con altri investitori a vantaggio del consumatore. Vi è un'altra soluzione fintech in cui siamo stati accostati in questo articolo di giornale, che però non abbiamo sviluppato noi, ma è sicuramente un'altra storia molto interessante, che è quella di Credimi, che è una piattaforma online di cosiddetto invoice trading, che tecnicamente significa che per le imprese possono fare lo sconto della fattura senza andare in banca, ma sfruttando questa piattaforma. Ovviamente i costi sono molto più alti dell'anticipo fattura in banca, ma in 2 ore vi trovate i soldi accreditati sul conto corrente. È sicuramente una soluzione interessante, stiamo guardando anche noi a questo settore con molto interesse, quindi per cercare di estendere il ramo di attività non solo ai crediti verso pubblica amministrazione ma a tutte le fatture commerciali che hanno le imprese. Insomma, presto credo che svilupperemo anche noi un qualcosa di nostro su questo tema, anche perché è davvero molto semplice riuscire a sviluppare queste tecnologie e quindi essere competitivi. Un ultimo esempio di una partnership che abbiamo sviluppato è quella con Prestiamoci. Prestiamoci è un'altra fintech che ormai opera in Italia da qualche anno nell'ambito del peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending significa che vi è una piattaforma dove chi ha necessità di ottenere un prestito si iscrive, insomma vi è un sistema anche qui di scoring di merito creditizio automatico dove in poche ore viene valutato se si è idoneo o meno a ricevere il proprio finanziamento. Dall'altra parte però non si è finanziati da una banca, ma si è finanziato da N prestatori che sono singoli privati che decidono di investire in quote molto frazionate nel prestito personale che viene erogato alla persona che invece ha bisogno di soldi. Provo a spiegarlo in parole più semplici. Ad esempio, se uno si iscrive su Prestiamoci e chiede 10.000 euro di prestito, viene frazionato questo prestito in quote da 100 euro, quindi in 100 quote. Quindi 100 prestatori possono investire nel prestito, ovviamente prendendo un tasso di interesse molto interessante. La piattaforma permette di mettere in connessione chi ha bisogno del prestito con chi invece, invece vuole fare degli investimenti direttamente. La banca in questo caso è totalmente bypassata.
però il sistema consente appunto a chi ottiene il prestito di ottenere un tasso più basso perché non c'è l'intermediazione della banca, dall'altro chi presta può ottenere dei ritorni interessanti frazionando in maniera molto significativa il rischio, perché appunto essendo quote di 100 euro massimo per ciascun prestito, in realtà quando poi un singolo investe 5.000 euro vuol dire che sta investendo in 50 prestiti, quindi prima che saltino tutti insomma c'è una buona protezione del capitale. Sono tutte attività interessanti, una banca come la nostra che appunto nasce da una storia di banca fisica, stiamo guardando con molta attenzione però al mercato e all'evoluzione di questo che avendo, riteniamo che dal mondo fintech ci siano tantissime opportunità per i consumatori perché potranno avere accesso a un mercato più trasparente, più fluido e quindi spuntando prezzi migliori. È chiaro che riteniamo che la banca in questo possa continuare ad avere un ruolo, perché in ogni caso per le operazioni più complesse avere la professionalità di qualcuno che ti conosce, che sa analizzare le esigenze del mercato, può dare valore aggiunto. Le due cose non sono in contrasto, possono proseguire insieme e ci aspettiamo insomma per il futuro di continuare a poter avere un ruolo sul territorio importante, mettendo a fattor comune per i nostri clienti sia le competenze che abbiamo sia tutto ciò che la tecnologia può offrire. Grazie.